Ben trovati amici della Web TV, oggi ci troviamo con Massimo Petroni della società cooperativa Edera, parleremo con lui di rifiuti. A Guidonia, nel comune di Guidonia, hanno cominciato la raccolta dei rifiuti differenziati porta a porta in alcune frazioni, ad esempio Sette Ville e Sette Ville Nord. Tra breve partirà anche a Villanova e in altre piccole aree, è vero? Sì, sicuramente sì. Prossimamente, molto, molto vicino alla data d'inizio, partirà nella circoscrizione di Villanova, Villalba, Castellarcione, Bivio e Albuccione. Ok, partiamo dal principio. Perché si chiama raccolta differenziata porta a porta? Sostituisce il vecchio servizio di prossimità, e cioè con i cassonetti che servivano un numero complessivo di utenti e di condomini superiore a quello che sarà il porta a porta, perché il porta a porta dovrà servire in linea di massima l'utente singolo. In pratica i vecchi cassonetti, tradizionali cassonetti, spariranno completamente dalla città? Diciamo che spariranno completamente per l'utilizzo che viene fatto ora. Probabilmente, laddove sarà necessario, una piccola percentuale di cassonetti di quella volumetria verrà lasciata sul territorio, ma comunque verrà utilizzata per la raccolta differenziata. Ogni contenitore avrà un tipo di raccolta dedicata. Tanta gente si lamenta perché comunque dice che in questo modo ci sarà un aumento dei costi, ma è proprio vero oppure c'è una mancanza di informazioni di base? Allora, diciamo che intanto il primo anno viene sovvenzionato dalla provincia e rimane a costo zero come lievitamento dei costi. Negli anni successivi i mancati conferimenti in discarica, i proventi che verranno dal CONAI, dal consorzio che sponsorizza queste attività, probabilmente non costringeranno il comune ad effettuare aumenti di costi, quindi aumenteranno i costi sicuramente con il personale che verrà impiegato in più, però si dovrebbero compensare con i risparmi che poi ci saranno per il mancato conferimento in discarica. Ma le vecchie discariche tenderanno a scomparire? Dovranno scomparire per forza, tant'è che si parla anche di inceneritori che dovrebbero poi sostituire le vecchie discariche e produrre energia con il combustibile da rifiuti, il CDR, pertanto il futuro delle discariche è comunque nullo. Quindi in pratica i cittadini dovranno, nei giorni nel calendario stabilito che poi verrà consegnato casa per casa, dovranno la sera prima depositare il sacchetto al di fuori della propria abitazione. Ma non c'è il pericolo comunque di eventuali cani randaggi che possano in qualche modo far uscire dalla busta il contenitore? No, è assolutamente impossibile, perché proprio un contenitore antirandagismo, cioè un movimento della maniglia del coperchio, impedisce allo stesso di aprirsi quando viene sollecitato da animali. Quindi questa era una delle lamentele che ci è giunta in redazione. L'altra lamentela è comunque che i padroni dei cani dicono di non sapere poi dove effettivamente depositare gli escrementi del proprio cane, visto che per legge devono andare in giro con la palettina e con il sacchettino. A questi signori cosa gli vogliamo dire? Vogliamo dire che sicuramente faremo una preghiera al sindaco di incrementare dei contenitori dove sia possibile conferire questo tipo di rifiuto. Faremo anche al sindaco una preghiera di creare un'area cani apposita laddove sia possibile intanto portare i cani in libertà e poi appunto concentrare la raccolta degli escrementi. Perché è importante differenziare? Per due motivi fondamentali, uno per il rispetto dell'ambiente e l'altro perché è obbligatorio per legge.